Sergio Cosano, armatore di Fish Dog, avete vinto qui a Torbole l'ultima tappa di Volvo Cup nei Corinthians, ma ci hai appena detto, noi poi guardiamo la classifica generale, non sembravi tanto soddisfatto? Sì, perché i primi giorni comunque l'equipaggio era andato molto bene, eravamo ottavi fino a ieri, anche questa mattina le prime due prove sono andate discretamente, abbiamo avuto una terza prova che non è stata molto fortunata, che ci ha caricato un po' di punti, quindi siamo scivolati un po' in classifica generale, infatti eravamo solo a 4 punti dai decimo all'undicesimo. Comunque è un atteggiamento questo che sottolinea come c'è differenza ai fini della classifica tra Corinthians e non Corinthians, ma lo spirito che spinge in acqua è sempre lo stesso per tutti. In regata vinci chi arriva primo, secondo chi arriva secondo, terzo chi arriva terzo, quindi alla fine si guarda l'assoluto. Guardare Corinthians sì, è una cosa che fa una certa differenza perché ci sono i professionisti, ci sono i non professionisti, però alla fine penso che anche i Corinthians, ognuno nel suo, guardi il risultato assoluto, non guardi al 100% al risultato solo Corinthians. Che stagione è stata questa di Fish Dog e come proseguirà? Ma è stata una stagione un po' dettata da altri impegni per tutto l'equipaggio in altre regate, quindi abbiamo fatto solo la tappa di Lerici dove abbiamo vinto anche lì come Corinthians e 12° assoluto, mentre abbiamo fatto questa tappa di Torbole e adesso un po' di allenamenti all'Europeo dove speriamo di confermare che come Corinthians siamo un po' i più forti e di riuscire anche a migliorarci nella classifica assoluta. Europeo dove per molti questo qui è stato un test prima dell'Europeo, quindi ci saranno più o meno gli stessi avversari, forse i francesi che qui non erano presenti con le loro forze più importanti. Che campo di regata vi aspettate ieri e quali sono le sensazioni in vista di questo importante impegno? Beh, ieri, questa era una prova generale diciamo per ieri, perché ieri è famosa per essere un posto di vento, quindi ci aspettiamo un campo ventoso e la cosa ci piace perché siamo un equipaggio a cui piace molto le condizioni ventose, anche molto vento più che il poco vento, quindi pensiamo che sia un campo di regata che ci si addice e quindi siamo abbastanza contenti della scelta della location per l'Europeo. Quindi in bocca al lupo e ci si vede a ieri. Crepi il lupo e ci vediamo tutti a ieri.